Aricina mente, dall'orgoglio che sta gente, sa mortifica ogni giorno, la banana va fa difendente, che non vengono a coscienza, che non vengono a rispetto, come fanno a su non voglio essere, 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 Amici telespettatori, telespettatrici, pensionate e pensionati, buona serata. Ci avviciniamo in maniera celere all'appuntamento del giorno 29. Io non posso che cominciare questa trasmissione di oggi ricordando a tutti quanti voi che c'è necessità e l'occasione del lunedì ci dà la possibilità di farlo, cioè dimostrare allo Stato che noi ci siamo. Ci abbiamo messo tutta la nostra capacità, volontà nel tentare di coinvolgere i pensionati e i disabili di tutta Italia. Abbiamo invitato le associazioni dei pensionati, ecco, quelle della Campania, ma di tutte le altre regioni d'Italia. Abbiamo cercato di coinvolgere tutti. Ad ogni livello pensioni minime, pensioni eh, degne, eh, pensioni di un certo importo, tutte legate ovviamente al fatto contributivo. Non ci saremmo mai permessi di invitare coloro i quali sono beneficiari di due, tre o quattro ecco, eh, pensioni derivanti dai loro uffici pubblici, eh, cioè dei famosi vitalizi. Noi. Abbiamo invitato a partecipare tutti coloro i quali si ritrovano ad essere nella categoria dei pensionati e che hanno lavorato 35, 40, 50 anni hanno versato fior fiore di contributi che hanno preso strade diverse fino a far diventare oggi precaria la vita di tutti i pensionati. Cioè, dicono i signori della politica che sono i responsabili di questa situazione, noi rischiamo di non poter pagare le pensioni. Queste sono balle, cioè tenete conto che l'attivo che deriva dal, dal prelievo dei contributi e quindi dal versamento dei contributi dei cittadini che lavorano in Italia, ecco, italiani, stranieri, tutti quanti, e quello che viene erogato sotto forma di pensione è nettamente inferiore rispetto a quello che viene incassato. Allora, noi ci chiediamo. Vogliamo rimettere a posto queste cose e lo vogliamo dire ancora più ad alta voce. Lo vogliamo dire a tutti quanti, ecco, parlando in coro, cioè da una iniziativa come quella della giornata di protesta di tutti i pensionati e disabili d'Italia, ecco, del giorno 29 di maggio, con il raduno previsto al Museo Nazionale di Napoli. Ecco, Museo Archeologico di Napoli, dinanzi alla fermata, cioè che sta adiacendo alla fermata del, della Metropolitana Collinare, del Museo, e a poca distanza dalla stazione della Metropolitana di, Cavour, di Piazza Cavour a Napoli, ecco, facilmente raggiungibile evitando di prendere le macchine, ecco, voi potete praticamente finalmente insieme a noi altri dimostrare allo Stato e dire allo Stato eccoci siamo noi e vogliamo che voi la smettete di mortificarci questo noi abbiamo inteso fare con l'appuntamento del 29 di maggio che è data da ricordare ed importante noi ce la stiamo mettendo tutta Chiediamo a voi di cominciare da oggi, che è mercoledì, questa trasmissione andrà in onda anche giovedì, va bene, tre volte al giorno, ecco, alle ore 15, alle ore 19.30 e alle ore 23.30. Insieme, diamoci da fare, trasmettete ai vostri amici che c'è questa trasmissione che difende difende il popolo dei pensionati, che difende i disabili, che difende le famiglie e che difende i giovani alla ricerca della prima occupazione. Senza una movimentazione dell'economia, senza che lo Stato dia il giusto riconoscimento al popolo dei pensionati, noi assisteremo sempre di più all'endoregato di questa nostra realtà sociale, mettere in funzione un meccanismo per cui si aumentano le pensioni e si mette in giro del denaro che viene speso e che crea nell'economia una movimentazione che è quella che a noi serve, noi non andremo da nessuna parte perché poi questi aumenti alle pensioni tireranno certamente gli aumenti alle retribuzioni che ormai sono livellate a un livello veramente minimo e noi non lo possiamo sopportare perché questa è vera e propria mortificazione dell'intelligenza dei soggetti, siano essi anziani o giovani. E non possiamo sopportare che ci siano, ecco, tanti e tanti di noi che arrivate a 45-50 anni perdono il posto di lavoro e non hanno nessuna possibilità di trovarne un altro e si disperano e lo Stato non ci mette mano. Ecco perché, perché noi crediamo che attraverso una mobilitazione fatta in maniera molto seria, fondata sul, su questi principi che sono quelli di rimuovere gli ostacoli ad una crescita civile della nostra società, noi... Abbiamo fatto e abbiamo pensato e abbiamo detto e vi diciamo, fisicamente dobbiamo partecipare a questa iniziativa perché soltanto ecco, dimostrando di essere in tanti potremo finalmente incidere su un iter che non inizia se noi non dimostriamo quanti siamo, ci siamo e che consapevolmente chiediamo non tanto per chiedere, ma in maniera consapevole, perché chiediamo, perché le cose che chiediamo portano un beneficio a livello generale della nostra società. Per esempio, chiedere al, a chi di dovere, in questo caso alle regioni, che venga dato il trasporto gratuito a tutti i pensionati che fino ad un reddito di 36.000 euro l'anno non rappresenta un onere per la regione e vi spieghiamo perché cosa volete che sia che un pensionato esce la mattina e si mette in un pullman per spostarsi e per vedere o rivedere i luoghi che ha vissuto nella sua terra. Di fronte, ed in molti casi questo avviene, a pullman vuoti che girano a vuoto, fatto salvo alcune ore che sono quelle del mattino. O del ipotetico ritorno dal lavoro. Allora dare la possibilità di una mobilità a coloro i quali non si possono consentire certi lustri è dato importante. Noi in Regione Campania abbiamo goduto fino a qualche decina d'anni fa di quel biglietto unico, nel quale rientravano anche le esenzioni e quindi un pensionato napoletano poteva farsi il giro e arrivare in Riviera e non pagava niente. Ma perché non consentire tutto questo? Perché non mettere in condizioni di dare un minimo di soddisfazione e di consentire al, al pensionato di uscire di casa? Magari ne ricaverebbe il trasporto anche qualche beneficio. Perché è vero, l'esenzione sua, fisica, però il nipotino che paga il biglietto, o la moglie che paga il biglietto, o la figlia che paga il biglietto, o il figlio che paga il biglietto, per accompagnarlo. Allora voglio dire, è un falso problema, è un problema che lo si vuole mantenere tale e non lo è. Il trasporto gratuito per gli ultrasettantenni è un diritto vero, è una possibilità di vivere la propria terra che viene data ai pensionati. Questa rientra nelle richieste che noi facciamo nel documento che consegneremo al prefetto di Napoli a chiusura del corteo. In piazza del Plebiscito, nella sua veste di rappresentante dello Stato sul territorio. Il documento, che sarà firmato certamente da me, nella mia veste di, di responsabile di questo movimento, Pensionati d'Europa, ma che sarà firmato anche da tutti i responsabili delle delegazioni che parteciperanno da altre parti d'Italia alla nostra manifestazione. E ci auguriamo che sia un punto di partenza, che tutto questo possa anche verificarsi in altre regioni d'Italia, prima o poi, per mettere in condizione che finalmente il popolo dei pensionati riesca ad ottenere e a creare la propria rappresentanza istituzionale a livello nazionale, nel Parlamento, nelle regioni, nei comuni, nelle aree metropolitane. Io voglio, voglio, siamo quasi alla chiusura della, della, della trasmissione, voglio mostrarvi questo volantino, vedete? Questo volantino che è intestato ad una certa rete sociale, non box, avviso agli abitanti, e parliamo degli abitanti di Piazza degli Artisti a Napoli, di Via Tino da Camaino, dell'area di Via Casale dei Bustis, parliamo di tutte le aree circostanti e parliamo di questo fatto perché noi siamo contrari ai box auto sotto le piazze della città, di qualsiasi città. Sotto le piazze, che sono un luogo pubblico, devono essere fatti i parcheggi. A pagamento, certamente, per tutti quanti i cittadini, non per pochi privilegiati. Questo volantino dice delle cose buone, però quello che c'è dietro è qualcosa di truffaldino, a nostro avviso. Perché è qualcosa di truffaldino? perché questo progetto di realizzazione che è diventato esecutivo è passato sotto silenzio per qualche decina d'anni e a distanza di tanti anni oggi diventa esecutivo per tutte le vicende processuali, di ricorsi, eccetera, che sono seguite. Appalto avvenuto all'azienda che dovrà realizzare questi box auto. Dice questo volantino: ecco, mettete alla finestra le lenzuola, le casserole, ritiratele presso il mercatino di via Casale dei Bussis gratis. Sì, fatelo amici telespettatori e telespettatrici. Noi non crediamo che possano essere rimossi i motivi che portano alla realizzazione di questa opera. Si dovevano svegliare un po' prima, cioè il sindaco, il presidente della municipalità, quello attuale e quello precedente che ha sottoscritto tutti i progetti per la realizzazione dei box auto nella città di Napoli dovevano essere in grado di portare avanti la difesa del cittadino residente in quelle zone e dei lavoratori residenti che lavorano in quelle zone, da Piazza degli Artisti alle vie circostanti, per impedire che ancora una volta, come è stato fatto in altre realtà in altre piazze, che le piazze venissero cedute ad aziende che poi vendevano i box ai pochi privilegiati per 99 anni. E allora, amici telespettatori, quante cose che non vanno quante cose che vengono fatte non in, nell'interesse generale della nostra popolazione. Noi vi chiediamo ecco, di essere più riflessivi, noi chiediamo e lavoriamo e siamo impegnati a modificare una politica che ha fatto tanti danni alla popolazione e alle nostre zone, rendendole immobili non ecco, in grado di produrre ricchezza, pur avendone di ricchezza su base naturale, ecco, su base storica e tutta ricchezza inespressa grazie ad una classe politica che non ha saputo dare impulso e realizzazione a tante di quelle cose che potevano essere realizzate. Io vi lascio, vi lascio chiudendo la trasmissione, con l'invito lunedì 29 maggio 2017, una giornata storica, raduno in, nella piazza dove c'è il Museo Nazionale Archeologico di Napoli, dove c'è la stazione della metropolitana collinare del Museo dove c'è la stazione della metropolitana tradizionale di Piazza Cabur, alle ore 10 per dimostrare allo Stato che il popolo dei pensionati esiste, che i disabili ci sono e che non godano della difesa dello Stato, il quale mortifica la loro esistenza. Noi vogliamo difendervi, però se non ci sarete e se non saremo insieme,